a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio portarvi via una manciata di minuti perché sono uscite delle nuove cose riguardanti la patch 4.2 di Fortnite. In poche parole, ragazzi, l'ultimo aggiornamento che abbiamo visto qualche giorno fa essere reso disponibile per tutti noi giocatori. Io ho letto un po' in giro, ragazzi, ho guardato un po' di forum, ho seguito alcuni data miner, chiamiamoli così, quelli che si intrufolano proprio nel codice sorgente e estrapolano le informazioni da girare poi nella rete. E ragazzi, tante novità ve le dirò con il passare dei giorni, ma voglio dirvi che è stata scoperta, scusate, è stata scoperta una cartella dentro il codice sorgente che rivelerebbe l'inserimento prossimo di una nuova Solid Gold Mode. Io lo so, ragazzi, che molti di voi se la ricordano. Praticamente la Solid Gold Mode era la modalità solo oro, chiamiamola così come la chiamiamo noi in Italia, che ci fu dal 5 marzo 2000, dal 27 febbraio 2018 al 5 marzo. Questa modalità, per chi non ha avuto modo di giocarla, gliela spiego brevemente, è assolutamente uguale a tutte le partite in singolo che conoscevamo, ma la particolarità che si possono trovare solo ed esclusivamente armi leggendarie. E voi direte, Xyuder, ma e allora scusa, l'hanno già fatta, perché la devono rifare? Ragazzi, sembrerebbe, da quello che è stato estrapolato, che questa nuova Gold Mode venga giocata sì come si dice, le pozioni leggendarie, che in questo caso sono la Jug, e gli items leggendari, quindi il cespuglio, ma come armi non avremo altro che il fucile a calibro pesante leggendario e il nuovo vampafucile, come lo chiamiamo noi, il FAMAS. Vogliamo capire anche se verrà utilizzata la medesima mappa che conosciamo tutti di Fortnite, perché qua io vi faccio un mini spoiler su quello che volevo dirvi più avanti. Sembrerebbe che ci sia in progettazione anche una mappa più piccola che possa contenere massimo 8/16 giocatori. Tradotto in soldoni vorrebbe dire 2/4 squadre, e si dice, si vocifera, che potrebbero utilizzare questa piccola mappa come test nella nuova modalità Solid Gold, probabilmente anche per dare più la possibilità agli utenti di familiarizzare con il FAMAS, che sta tra l'altro riscontrando un successo veramente veramente altissimo. Credo che dopo l'Hand Cannon, che è praticamente la Desert Eagle, come la chiamiamo noi, la pistola, quella a mano, il nuovo vampafucile debba essere un'arma che debba rimanere in Fortnite, nel nostro pacchetto armi. Credo che non sia assolutamente OP, credo che sia super bilanciata, mi piace molto come spara, mi piace molto il rinculo, la stabilità, la gittata e il danno. Io sono veramente convinto che questa possa essere un'arma che rimarrà insieme al nostro arsenale di Fortnite. Beh ragazzi, questa era veramente uno zoom mega leaks che vi voglio dire, prendetelo sempre con le pinze, perché qua stiamo cercando di capire se la cosa è vera o cioè c'è. Perché hanno trovato sto file? C'è. Se è vero che faranno la minimappa o metteranno fuori solamente la modalità Solid Gold. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon sabato sera. Mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi in tantissimi al canale e fate iscrivere anche i vostri amici condividendolo su tutti i
i social. Noi ci vediamo domani. Ciao.